Buonasera, grazie al Lux per avermi invitato, signori moderatori e grande Paolo. Finora abbiamo trasmesso sul primo canale, adesso cambiamo canale, ci trasferiamo sul secondo. È un piacere essere qui, voglio ricordare un amico che purtroppo non c'è più, che è un compagno di viaggio che mi ha lasciato, che ha dato tantissimo per i malati di sclerosi multipla, il nostro Matteo Scicco. Cominciamo a fare finta di togliere l'obiettivo dalla giugulare e allontanarci man mano dal paziente. Chi è pratico di sclerosi multipla sa che molti malati in una certa fase della loro vita, specie in secondaria o progressiva, quando con la loro DSS che diventa pesante, cominciano a modificarsi dal punto di vista biomeccanico, posturale, tali da renderli praticamente poi degli invalidi veri e propri. È come se la malattia improvvisamente, ma gradualmente da una persona quasi normale o apparentemente normale, la trasforma in questo tipo di posizione. Questo vecchio detto che dice che i malati sono costretti a guardare il piatto, cioè allontanare il piatto in cui mangiano perché non riescono a vedere, che hanno la testa in avanti, il collo flesso e le spalle. Ancora, guardiamo un altro problema, la postura è ortostatica e ortodinamica. Molti pazienti, sempre in questa fase, che già arriva da 5 e mezzo, 6 in poi molte volte, hanno dei grossissimi problemi posturali, non riescono a stare in piedi, sono come tirati da una corda al collo, piegano in avanti la schiena, allargano i piedi per cercare di stare in equilibrio. Sembra una lotta con un'atmosfera che non sia un'atmosfera, ma siano 4. Sempre schiacciati da un problema proprio di postura. Vi ho messo accanto un grafico che è quello delle linee di forza praticamente muscolari che possono gestire questo tipo di situazione. Molte disfunzioni sono conosciute, chiaramente su molte non c'è niente da fare quando arrivano in questa fase. Se guardate bene in queste tre foto c'è un paziente che ha una severa patologia dello psoas per cui non riesce ad alzare le gambe, specie la sinistra, una signora che sembra che aver caricato sacchi di cemento per 20 anni sulla testa, ha sviluppato una grossa ipertrofia muscolare dello sternocleidomastoideo, idem compatate la signora che è più in basso. Bene, adesso introduciamo l'argomento, perché secondo me fare un flash così vi aiuterà, quantomeno se non c'è molta gente del settore, a capire dove io vado a parare. Noi sappiamo, i chirurghi vascolari che fanno chirurgia è anche sì ricostruttiva ma è anche demolitiva, per accedere certe volte siamo costretti a demolire. Lo sappiamo che se tagli un muscolo può succedere tanto o può non succedere nulla, questa è una cosa. Sul collo poi in particolare la chirurgia vascolare quelle parti lì le taglia puntualmente, le fa saltare. Quando si faceva la chirurgia carotidea con una cicatrice più larga, l'omoideo saltava normalmente, come saltava anche nell'ansa cervicale. Sappiamo che anche gli scaleni vengono sacrificati quando si parla di stretto toracico. La domanda comunque nasce spontanea, ma su questi ragazzi che succede se gli tagliamo il muscolo? A questo punto vi faccio vedere l'intervento. Sono 15 minuti in anestesia locale, si fa un'incisione fra le gambe dello sternocleidomastoideo a un dito sopra la clavicola, incisione di 2 cm, si va subito lì, si cede facilmente e si isola già in un attimo l'omoioideo, che è quel muscoletto lì che avete visto. A questo punto si fa con bisturi elettrico per evitare sanguinamenti, si fa ovviamente una resezione elettrica del muscolo, quindi teoricamente avremmo finito, invece no, abbiamo appena cominciato, perché in realtà l'intervento prevede 3 tempi. Questo tempo, poi c'è la resezione dell'ansa cervicale, che comunque su questo filmato non si vede, e un altro lavoretto molto particolare, che è quello di scollamento della fascia cervicale media, che in questo caso copre, inguaina la giugulare, e che almeno già in questo caso è una fascia cervicale molto spessa. Normalmente quella zona tu l'apri e vedi una giugulare già lì subito, cioè è quasi trasparente la fascia. In questi casi invece si è ispessita, almeno in questo caso.
L'intervento dura, ripeto, un quarto d'ora di anestesia locale, al massimo un po' di sedazione, quindi si va sulla giugulare dei denti, si decortica letteralmente e quindi si lascia libero quello spazio. È l'intervento più povero del mondo, di fatto, perché non usiamo niente, solo un filo, una pinza, visto che non c'è nulla di particolarmente importante. Se volete continuo a farlo vedere, altrimenti posso andare avanti. Andiamo avanti. Allora, a questo punto sorge spontanea un'altra domanda. Che cosa abbiamo trovato? No? Allora, differenziamo un attimo i reperti sulla base sia del muscolo della fascia. La cosa che più è saltata agli occhi e più che altro al di là di possibile ipertrofia o ipotrofia è proprio la presenza di un tendine intermedio filiforme e teso come una corda di violino, già in una maggioranza dei casi. Questo già significa che in qualche modo ci siamo arrivati. Non abbiamo trovato agenesia, anche perché all'eco è facile vedere se quel muscoletto manca. Un altro aspetto importante è l'aspetto della fascia cervicale media, che se c'è qualche posturologo potrebbe farmi una lezione, potrebbe fare una lezione a me su che cosa vuol dire una fascia cervicale media. In questo caso abbiamo trovato già una buona percentuale di casi una fascia cervicale molto spessa, fibrosa, tale da incappucciare, da nascondere addirittura la giugulare, in certi casi sicuramente più severi. Ora, questa è una fascia cervicale spessita, già spessita. Questa invece è una fascia cervicale che è praticamente una ganga di tessuto che sta sopra la giugulare e la copre completamente. Questo diventa già un intervento più difficile da fare, perché rischi di tagliare la giugulare. Che cosa fa questa fascia? Chiaramente riduce la capacità di distensione della giugulare, la fa sembrare addirittura ipoplasica, perché la strizza da tutte le parti, rendendo un vaso inespansibile, e quindi chi la vede ci casca e dice: ma è ipoplasica? No, non è ipoplasica, è semplicemente costretta. Abbiamo tra l'altro messo a punto un test ecografico banale per vedere la fissità della fascia, quindi studiare la fascia cervicale, poi magari ve lo spiego. Un altro passo importante che facciamo è la neurolisi dell'ansa cervicale. In quel punto dove c'è la freccia viene tagliato un nervo con bisturi elettrico. In realtà quando tagliamo il nervo riaffrontiamo tre muscoli: omoioideo, osternotiroideo e sternoioideo. Per ammollarli, si ammollano direttamente. Quindi non è che dovete immaginare che il focolaio di tensione ce l'ha tutto l'omoioideo, non esiste. Sono quattro i muscoli: omoioideo, sterno e i muscoli sotto gli oidei. Come abbiamo fatto la diagnosi? Beh, intanto un'ecografia muscolare dinamica e posturale. La vena non è stata utilizzata per fare diagnosi di CCSBA o quant'altro, ci serve solo come punto di repere per vedere come si muovono i muscoli. Quindi questo deve essere chiaro, va bene? La diagnosi comunque deve passare necessariamente da una valutazione clinica, perché non è possibile che ci mettiamo a vedere i muscoli che poi apparentemente ecograficamente strizzano la vena, ma clinicamente non strizzano per niente. Quindi se c'è un contesto clinico, allora potrebbe essere anche giustificabile, ma se non c'è nessun contesto clinico, lasciamo perdere. Quindi i test diventano nulli. Vi faccio vedere, così tanto per... Questo è un movimento di muscolo omoideo normale legato alla rotazione. In realtà, sì, la vena ovviamente si vede benissimo, ma io stavo guardando come decorrono le fibre e quello che combina quel muscoletto. Andiamo avanti, questo è un altro caso, diciamo così, patologico in cui sì, lo sternocleido sale, cioè la muscolatura si distende, l'omoioideo resta dov'è? È fermo. Restando fermo, resta attaccato alla giugulare, tutto pressa sull'asse vascolare, lo spatte sulla carotide e non si vede più nulla. Questo ovviamente sempre in piedi, perché sia ben chiaro che la muscolatura va vista in carico, non va vista a riposo. Per cui se stiamo parlando di muscoli antigravitari ce li vediamo da seduti o a piedi, non si discute su questo, è una legge naturale. All'inizio però noi eravamo partiti, e Paolo lo sa, da un discorso diverso, però è chiaro che a un certo punto uno poi si ferma, comincia a ragionare e chiede aiuto, e noi l'abbiamo chiesto ai fisiatri e ai neurofisiologi, perché i risultati inizialmente, mezz'ora dopo, erano eclatanti.
Cioè, significa che quella signora a sinistra che ho fatto vedere si è drizzata in un paio d'ore, l'altra signora che aveva un collo così piegato in avanti lo ha drizzato. Cavolo, che è successo? Allora, a questo punto abbiamo messo su uno studio scientifico, bello pulito, 90 interventi su 85 pazienti nell'arco da aprile 2013 a giugno 2014. Un follow-up ancora in corso, crediamo che deve essere lungo, altrimenti... Mi sono occupato di pazienti gravi, attenzione, primaria, cioè se il remittente recidivante ce n'era qualcuno, gli altri erano tutti in secondaria progressiva con una media di DSS di 6. Sono tutti pazienti che sono dell'altra sponda, direi, no? Il profilo messo su, il profilo di ricerca messo su dai fisiatri che hanno controllato loro è semplice: il calcolo del DSS, la scala di Ashworth per la spasticità, l'SF36 e foto e filmati per tutti gratis. Questi sono i risultati relativi a 50 pazienti di questo gruppo di 85 a un anno. Le curve si muovono e si muovono tutte in sincrono, cioè sarebbe stata una pazzia dire che magari si muove le DSS e poi la scala massa, che è quella della specificità, aveva un decorso opposto. Non esiste. Se dobbiamo far migliorare un paziente con la sclerosi multipla, o si parte dalla spasticità o non si va da nessuna parte, perché non cammina, non miglioreranno mai la loro DSS. L'SF36 va di pari passo con un miglioramento significativo dell'indice di salute mentale e salute fisica. Il riassunto è semplice: abbiamo avuto un effetto meccanico diretto sul rilassamento dei muscoli che ha modificato poi la postura all'istante. La funzione motoria degli arti superiori, cosa che è stata anche questa una sorpresa, non ce l'aspettavamo, la riduzione della spasticità del tronco, mi riferisco in particolare al muscolo psoas, che è quello che ci tiene in piedi. Quindi riduzione della spasticità, eccetera, eccetera. Gli effetti però devono essere differenziati perché i pazienti sono molto eterogenei. Allora li dividiamo per fascia. 7-8 non hanno avuto nessun miglioramento alle gambe, non camminano, seduti sono rimasti, però lo scorrere della spasticità si riduce sul collo, sugli arti superiori, e qualche piccola vittoria ce la siamo permessa. Tra i 6,5 e 4 si ha una media di una riduzione di un mezzo punto di DSS, onesto, pulito, pulito. Quelli che hanno una DSS bassa avrebbero fatti pochi, perché non mi interessava quasi pigliare pazienti ancora, diciamo così, più freschi. Però lì abbiamo avuto, cioè, un paio di pazienti che hanno 1,5 e sono andati a 0. Quindi qualcosa è successo anche a loro. Andiamo avanti. Ecco qua. Ecco lì. Facciamo partire tutti i filmati. Allora, a sinistra, quel braccio, questo è il risultato dopo un anno. Il paziente DSS7 in sedia a rotella ha recuperato un arto superiore praticamente in pieno. Sull'altro paziente si vede come al test che fa non riesce ad alzare perfettamente le gambe, la sinistra è molto bassa, ha un serio problema. L'upsos, mezz'ora nel pomeriggio praticamente si era già sistemato. Quella è una signora che ha recuperato un punto di DSS. Quella signora in basso non riusciva a stare in piedi ed è quella stessa paziente di cui ho fatto vedere quella grossa ipertrofia del collo. Il sommario clinico è semplice: abbiamo avuto degli effetti clinici rapidi, molto rapidi, sia sulla spasticità del collo che sul tronco. Lasciamo perdere il discorso della vena, poi questo non è l'oggetto del contenuto. Questo è il risultato motorio. Ma cosa significa? Perché tocco il collo e rispondo al psoas? Beh, per noi che siamo vascolari, non lo sappiamo, qualcuno dire. Ma un fisiatra, un neurofisiologo, che ci mette 3 minuti a farti uno schema elettrico. Il tempo di pigliare la matita, non di scriverlo. Perché siamo in qualche modo riusciti a interferire col sistema propriocettivo dell'organismo. Questi gruppi muscolari sono collegati tramite il sistema nervoso spinale. In qualche modo siamo riusciti a togliere un feedback, a rimuovere un circuito sbagliato che funziona male, e quindi abbiamo questo miglioramento. Adesso è in corso un secondo studio con gli elettricisti di mezzo, vediamo dove riusciamo ad arrivare. I reperti chirurgici però non si possono, sono inconfutabili, sono quelli. L'omoideo abbiamo visto che è malato,
in gran parte dei casi è un muscolo teso, corda di violino, eccetera. Ma il danno fasciale è una sorpresa. Purtroppo il danno fasciale lo abbiamo trovato solo nei pazienti che hanno fatto l'angioplastica, perché un gruppo che non aveva fatto l'angioplastica non aveva nessun problema sulla fascia. Possono esserci altre concause, non lo so, lì mi fermo. Adesso Paolo vi saluta. Paolo aveva perso l'arto superiore sinistro oltre che alla motilità delle gambe. Questo è il risultato quasi immediato che poi ha mantenuto a distanza di 8-9 mesi adesso. Grazie di tutto.